time. Vuol dire che a differenza degli altri comici, riderete a metà. Okay. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni su una delle paure tipiche degli adulti, soprattutto quelli italiani. Una paura che va oltre le solite paure con le tre M, no? Morte, malattia, matrimonio. E una quarta M, mutuo. Sapete di cosa sto parlando, eh? L'avete già contratto? E vi siete negativizzati? Mutuo, dico. Qual è uno dei punti fissi della famiglia italiana, a parte il posto fisso? La casa. Ed è talmente radicata questa tradizione che molti genitori hanno addirittura costruito la casa per i propri figli. Ecco, peccato che l'abbiano costruita a 700.000 km di distanza rispetto a dove lavorano e vivono, come nel mio caso, in cui ho capito che per smontarla, trasportarla da Lecce a Roma e rimontarla, mi sarebbe costato molto di più che non comprarne una nuova. E ora, a meno che tu non sia un oligarca russo con un passato da idraulico, sarei sicuramente venuto a contatto con il mutuo. Oggi sono particolarmente euforico, perché finalmente non sono più un mutuatario. Sì, perché ho finito di pagarlo il mutuo quest'anno. È una sensazione bellissima, ti senti più leggero, più forte, più alto. E poi ecco, diciamo che a dare un senso al mio mutuo è stata la pandemia. Sì, perché praticamente mi sono goduto mensilmente quei 750 euro. Sono assaporato. Un po' come quando vai al villaggio vacanze con la Formula All Inclusive e cominci a fare cose che non hanno senso, del tipo sci nautico senza saper nuotare, kitesurfing soffrendo di vertigini, oppure mangiando quintali, tonnellate di formaggio e mozzarella sapendo di essere allergico al lattosio. Mangi, tua moglie che ti fa: caro, ma guarda che stai malissimo, ma come? No, no, è un l'inclusive, è un l'inclusive. Allora, se io risparmio questi 750 euro e li metto in un ETF che mi dà il 3% l'anno, 3 per 7 fa 21, tra 8 anni posso andare in pensione. Ma guarda che vai già in pensione fra 4 anni, visto che ne hai già 72. La verità, quando finisci di pagare il mutuo, è che ti manca quell'adrenalina. Quel non sapere se arriverai a fine mese, quella piacevole mortificazione nel dire: e vabbè, anche quest'anno andiamo in vacanza, l'anno prossimo. Per cui non ho resistito.